Allora, iniziamo quindi con questa fantastica diretta. Dico che ognuno di noi sogna l'America per qualche motivo, vuoi per un film che è rimasto nel cuore, per le usanze di questa nazione, per la tecnologia, possiamo dire, per i fantastici personaggi che ne sono rimasti nella storia del mondo. Eppure un viaggio in America segna nella nostra mente dei paesaggi indescrivibili e davvero unici nel loro genere. Se siete alla ricerca di paesaggi immensi, misteriosi, affascinanti, i parchi americani sapranno regalarvi dei scenari davvero fantastici. La maggior parte delle bellezze naturali negli Stati Uniti si concentra nella zona ovest, ma in realtà tutto il territorio americano offre degli scenari straordinari. Iniziamo con uno dei canyon, diciamo il canyon più importante del mondo. Stiamo parlando di una delle sette meraviglie al mondo, il Grand Canyon. Il Grand Canyon ha una superficie vastissima. Ciao Mimmo, buongiorno. Calcolate che ha una superficie di circa 5.000 km quadrati. È attraversata dal fiume Colorado. Il fiume Colorado è lungo circa 450 km e divide questo canyon in due zone, la zona del South Rim e la zona del North Rim. La zona del South Rim è la zona per eccellenza, quella là un po' più frequentata dai turisti, dove troviamo la maggior parte dei viewpoint. E da dove parto nelle maggiori escursioni che possiamo fare. Ciao Luigi, buongiorno. La zona invece del North Rim è quella meno frequentata, ma alcuni definiscono che dal punto di vista paesaggistico è molto più bella. Il parco è visitabile durante tutto l'anno. La zona del nord in inverno viene chiusa. Abbiamo degli inverni molto rigidi e delle estati molto molto calde. Allora, vediamo qualche foto. All'interno del parco possiamo fare tantissime escursioni, non so, ad esempio itinerari guidati a piedi, a dorso di muli oppure di cavalli. Abbiamo escursioni anche molto particolari, l'ho fatta io personalmente, è davvero eccezionale. Possiamo sorvolare il Grand Canyon con gli elicotteri ed è veramente fenomenale. Vediamo qualche foto. Eccolo qui. Cioè, è uno spettacolo. Guardate che paesaggi. Molto bello. Quindi ecco qui, questo è il fiume Colorado che divide i due versanti. Anche se sono questi due versanti molto vicini tra loro, sono diversi completamente sia per la fauna sia per le rocce e per la vegetazione. Spettacolo. Come dicevo prima, tantissime attività che è possibile fare in questo fantastico parco. Nella zona invece west troviamo lo Skywalk. Lo Skywalk è per gli amanti dei paesaggi e della fotografia, secondo me, il punto più bello. Calcolate che viene visitato tantissime, cioè circa 1 milione di visitatori al mondo preferiscono lo Skywalk. Allora, passiamo adesso a un altro bellissimo parco che è la Monument Valley. Ci troviamo nella zona dell'Arizona, tra l'Arizona e l'Utah, e siamo nella riserva indiana del Navajo, reso celebre in molti film western. Vi faccio vedere qualche foto. La Monument Valley si estende in una zona che prima ospitava dei fondali oceanici, poi sono stati erosi gradualmente da fenomeni come acqua, vento e ghiaccio. E così sono nate queste fantastiche montagne rosse che vi faccio vedere, che sono spettacolari e che sono entrate a far parte delle leggende, diciamo, delle tribù Navajo.
Abbiamo questi paesaggi desertici, rossi e rocciosi, e soprattutto io dico che sia all'alba che al tramonto, questi raggi di sole che si infilano in questi archi, in queste caverne rocciose, creano questi fantastici giochi di luce. Veramente uno spettacolo incredibile. Voglio farvi vedere un'altra foto, guardate qua che colori, stupendo. Nella Monument Valley abbiamo questa strada lunga circa 25 km, che è percorribile diciamo più o meno in un'ora e mezza di auto e attraversa tutta la vallata. La vallata ha 11 viewpoint dove ci si possono vedere questi fantastici panorami. Passiamo ad un altro parco molto molto bello. Stiamo parlando di un parco che si trova in California. Stiamo a circa 4 ore di macchina da San Francisco e più o meno un 90 km da Fresno. Fresno è una città che noi consigliamo nel caso in cui decidiamo di fare la tappa da Las Vegas a San Francisco. Stiamo parlando dello Yosemite National Park. Il parco si trova in un tratto della Sierra Nevada, questa catena montuosa fantastica. Vediamo qualche foto. Qui il parco accontenta un po' tutti, sia per gli amanti della natura, quindi con queste fantastiche cascate, con questi fantastici scenari, e sia per quanto riguarda gli sportivi. Gli sportivi perché qui in inverno si può sciare, si può pattinare sul ghiaccio, vedete tantissime escursioni da fare, oppure in estate passiamo dalla pesca al rafting e dalle passeggiate a cavallo, dei giri in mountain bike, quindi veramente offre tantissime escursioni da fare. Guardate che scenari. Spettacolare. Penso che possiamo passare al Bryce Canyon. Il Bryce Canyon è un gioiellino naturale. Calcolate che anche se avete visto il Grand Canyon, io vi consiglio di passare in questo fantastico canyon. È un po' piccolino, però offre tantissime formazioni rocciose che sono davvero eccezionali. Ci troviamo nella zona sud-ovest dell'Utah e più o meno direi un 400 km da Las Vegas. Abbiamo quindi queste formazioni rocciose di colore rosa, arancione, rosse e alcune volte diventano anche blu e soprattutto al tramonto diventano così brillanti che veramente cioè, non si può spiegare. Queste rocce incastonate in questi fantastici alberi è veramente eccezionale. Anche qui possiamo fare tantissime escursioni, come alla fine anche negli altri parchi che vi ho menzionato. Perfetto. Ciao Carmine, buongiorno. Passiamo ora alla Death Valley. Ci troviamo sempre vicino alla zona di Las Vegas. Eccola qui, vi mostro la cartina. È la celebra e torrida Valle della Morte. Si dice che nel 1849 alcuni pionieri in viaggio verso l'ovest, quindi durante questa famosa corsa all'oro, si addentrarono per sbaglio in questa vallata tra il Nevada e California e molti di loro non ne uscirono vivi e da questo episodio prende il nome la Death Valley. Apparentemente dal suo nome può sembrare un paesaggio torbido, cioè desolato, arido, invece guardate qua che spettacoli. Si tratta di una zona desertica
circondata da alte montagne, abbiamo laghi prosciugati, abbiamo vari epinti canyon. Eccoci qua. Questo fa sì che la Death Valley è uno dei parchi più completi della zona del sud-ovest. Cioè, è uno spettacolo. Guardate qui. Stupendo. Passiamo ora all'Arch National Park. Guardate che splendori. Qui sono archi naturali di roccia. Calcolate che in questo parco ce ne sono più di 200. Il parco diciamo che è relativamente piccolo ed è percorso da strade e sentieri che forniscono un facile accesso a tutti questi spettacolari archi. Contrariamente ai parchi che abbiamo visto fino adesso, quindi che con l'erosione hanno dato origine a queste formazioni più o meno appuntite, qui invece gli agenti atmosferici hanno modellato queste forme arrotondate a forma di archi che sono davvero eccezionali. Guardate qui. Sì, Chiara, sono posti veramente fantastici. Ecco qui. Cioè, pensate alla natura, che cosa è capace di fare, che cosa è capace di creare. Ciao Nunzia, buongiorno. Paesaggi veramente fantastici. Guardate qua che effetti di luce abbiamo. Parco molto molto bello che io consiglio sempre ai miei clienti di farlo perché è veramente eccezionale. Passiamo adesso invece a un altro parco molto molto bello. Io lo inserisco sempre negli itinerari per i miei clienti perché credo che sia veramente un oasis di pace. Stiamo parlando dello Zion National Park. Si trova nello stato dello Utah. Zion, più o meno nella parola ebraica, indica un luogo di rifugio o santuario. Il parco infatti è un oasis di pace che si estende quasi 600 km come superficie. Vuoi prenotare, Vincenzo? Firma, firma. Il parco fu scoperto da pionieri che si fermarono in questa zona dello Utah in cerca di pace e tranquillità. Vi faccio vedere alcune foto. Guardate che scenari. Abbiamo rocce bianche, rosa e rosse da questo aspetto massiccio. Io dico che le foto non rendono la bellezza che ci offre davvero questo parco. Guardate qui che spettacolo. Sì, Antonio, che spettacolo. Accedendo in questo parco, nell'entrata est, si ha la possibilità di ammirare la successione di tutti questi ambienti diversi che abbiamo visto, quindi dai classici deserti americani con cactus e piante di yucca all'affascinante spettacolo dell'arenaria. Selvaggi, bellezze veramente selvatiche e con i suoi fantastici canyon. All'interno del parco ci sono due principali percorsi. Abbiamo sia il percorso dello Zion Canyon, che è un canyon stretto e profondo, e sia il Kolob Canyon, situato nella parte nord-ovest del parco. E qui abbiamo la concentrazione di queste rocce rosse.
Perfetto. Passiamo per ultimo, e non perché non sia bello, anzi, non viene molte volte menzionato nei vari itinerari di viaggio, ma io penso che sia uno dei canyon più belli che abbiamo nella parte ovest degli Stati Uniti, è l'Antelope Canyon. L'Antelope Canyon, vi faccio vedere qualche foto. Secondo me, come vi dicevo prima, è uno dei canyon più interessanti di tutti gli Stati Uniti. Ci troviamo vicino alla cittadina di Page. Quindi, chi sta nei pressi di Page e non va a visitare l'Antelope Canyon, davvero è un errore imperdonabile. Come si è formato questo canyon? Si è formato migliaia di anni fa grazie all'erosione di questa pietra arenaria, che oggi dà spettacolo a questi fantastici scenari. Quindi ad opera di vento e acqua si sono formati questi fantastici scenari. Guardate qua che spettacolo. Non vi dico che quando si entra in questo canyon, con tutti questi giochi di luce, si rimane veramente entusiasti. Guardate qui. Eccoci qui. Abbiamo fatto un giro veloce per questi parchi americani con queste grandissime bellezze. Ovviamente vi ricordo che durante la settimana stiamo organizzando questi webinar per i nostri clienti, così abbiamo un contatto più diretto con tutti voi, riuscite a effettuarci domande, che così iniziamo a capire meglio nello specifico queste destinazioni. Vi ricordo, per quanto riguarda questi webinar, nel caso in cui volete partecipare, dovete inviarci la vostra email all'indirizzo felice@svetatour.com. In settimana ne organizziamo tanti, vedete un po' voi le varie destinazioni che più vi colpiscono, così ci concentriamo, ripeto, in queste varie zone del mondo, che siano gli Stati Uniti, ieri abbiamo fatto Sudafrica, dove vi possiamo consigliare vari itinerari, come organizzare un viaggio rispetto ai giorni a disposizione che voi avete. Per adesso vi saluto. Negli scorsi diretti abbiamo parlato un po' in generale degli Stati Uniti, quindi abbiamo visto sia la costa est che la costa ovest. Oggi ci siamo concentrati con i parchi americani e ci vediamo alla prossima diretta. Vi mando un abbraccio e mi raccomando, restate a casa.